Ciao a tutti, sono Marco Vigellini. Riprendiamo il tutorial che insegna a chi diciamo, deve muovere i primi passi in Minecraft Education Edition a prendere confidenza con i movimenti di base del nostro personaggio e prendere confidenza con il software Minecraft Education Edition in generale. Allora, abbiamo completato noi la zona numero 1 del mondo tutorial. Andatevi a rivedere il video numero 1 per sapere dove siamo arrivati e come siamo arrivati in questa zona. E continuiamo nel completamento della zona numero 2. Allora, tieni premuto il tasto sinistro per tagliare il tronco ed ottenere 4 blocchi di legna. Tengo premuto il tasto sinistro del mouse, incomincio a scavare, si è rotto un blocco del tronco dell'albero. Mi avvicino, intanto li prendo, vedete che in posizione numero 2 ho del legno di quercia. Continuo a scavare, e ottengo diversi blocchi di legno di quercia in posizione numero 2. Vi ricordo che per passare da un blocco all'altro utilizzo la rotella del mouse. Vado avanti, W spazio, hai due modi per tenere l'inventario in Minecraft: i 9 quadratini in basso allo schermo, tasti 1 o rotellina del mouse. Ok, 1, 2, 1, 2, 5, 9, 1. E premendo la lettera E accedi all'inventario completo. Premo la lettera E, questo è il mio inventario, X per tornare indietro oppure tasto E e premo il tasto ESC. Ok? Guida. Immagina le funzionalità di crafting, costruzione come un tavolo di input-output. Posizionando i giusti oggetti nei giusti spazi puoi creare nuovi complessi oggetti da utilizzare in Minecraft. Puoi creare un tavolo da lavoro per crearne ancora di più complessi sicuramente. Allora, trascinando il legno di quercia nella zona crafting, puoi creare assi di legno di quercia. Ogni blocco di legno di quercia produce 4 blocchi di assi di legno di quercia. Premi E e prova. Allora, questa cosa che vedete qui davanti, okay, è una rappresentazione grafica di quello che vedremo cliccando sul tasto E. Allora, prima premo il tasto E e poi vi faccio vedere questi 4 quadrati. Okay? Questa è la zona denominata di crafting. Ok, questo è la zona risultato della nostra operazione di costruzione, ok? E questi blocchi che vedete sono una rappresentazione della zona di crafting e questo è il risultato finale. Proviamo a fare qualcosa in pratica. Allora, prendo con il tasto sinistro i 5 blocchi, non sto tenendo premuto, ho soltanto cliccato una volta. Quindi muovo il mouse. Clicco una volta con il tasto sinistro e prendo tutti i blocchi. Mi avvicino qui, li posiziono con il tasto destro, cliccando una volta sola in qualunque, diciamo, spazio vuoto. Lo metto qui, tasto destro una volta sola, ne lascio uno e ho gli altri 4. Gli altri 4 li posiziono con il tasto sinistro, anche qua per esempio. Il concetto è che da un blocco di legno di quercia ottengo 4 blocchi di assi di legno di quercia. Ok? Clicco con il tasto sinistro e mi rimetto nello slot numero 2. Clicco con la X e quindi da un blocco di legno sono riuscito a creare 4 blocchi di assi di legno. Adesso, ricetta successiva. Costruisci un tavolo da lavoro per realizzare oggetti più complessi. Premi E e posiziona gli assi di legno in ogni spazio della zona di crafting. Trascina il risultato nel tuo inventario. Quindi questa è la ricetta: posizionare i 4 assi di legno nella zona di crafting. Dovremmo ottenere questo oggetto. Tasto E, prendo i 4 assi, tasto sinistro una volta sola e non lo tengo premuto. Clic. Tasto destro 1, tasto destro, tasto destro, tasto destro. E il risultato è un banco da lavoro. Se tengo lo shift premuto e clicco velocemente con il tasto sinistro, i nostri blocchi si posizionano in automatico in questa zona. Cosa vi volevo far vedere? Se io prendo questi assi di legno e ne posiziono uno, da un asso di legno vedete che è
è possibile creare un pulsante. Se io posiziono un asse di legno alla destra, creo una pedana a pressione. Mettendone 4, la ricetta mi dice che io creo un banco da lavoro. Lo prendo con il tasto sinistro del mouse e lo rilascio cliccando ancora con il tasto sinistro del mouse. Abbiamo fatto il tavolo da lavoro. Ci dice questo cartello: posiziona il tavolo da lavoro qui per una zona crafting di dimensioni 3x3. Ricorda il tasto destro per interagire con gli oggetti, vero? Allora, tasto destro e abbiamo posizionato il banco da lavoro. Poi dobbiamo interagire con questo strumento, quindi tasto destro una volta e vedete che la zona di fabbricazione di crafting è diventata 3x3, come diceva il cartello. Quindi possiamo costruire degli oggetti più complessi. Per esempio, ci viene detto che posizionando due assi di legno in verticale si può realizzare un bastone. Hai bisogno di bastoni per creare degli attrezzi Minecraft. Ok? Quindi ci serve, scusate, tasto E, ci servono altri assi di legno. Io prendo tutti questi quattro, ne ho presi 16, cliccando con il tasto sinistro e lo shift premuto mi ha convertito tutti e quattro i blocchi di legna di quercia. 4 per 4 fa 16 blocchi di assi di legna ottenuti. Adesso io vado ad interagire con il banco da lavoro cercando di riprodurre questa ricetta. Ok? Tasto destro, un clic sinistro, un clic destro, un clic destro e vedete che ho ottenuto 4 clic sinistro, 4 4 bastoni di legno. Vediamo come riusciamo a costruire degli attrezzi. Per costruire un piccone servono tre assi di legno e due bastoni da posizionare sfruttando il tavolo da lavoro qui sotto, secondo le indicazioni rappresentate, quindi tre blocchi in alto e gli altri due oggetti sulla verticale. Prendiamo il piccone per distruggere il muro. Perché dobbiamo utilizzare uno strumento? Perché se io dovessi farlo a mano, impiegherei davvero tanto tempo per distruggere questo blocco. Ok? Tra l'altro non ho ottenuto niente perché alcuni blocchi devono essere rotti con determinati attrezzi per poterne entrare in possesso. Quindi costruiamo questo piccone di legno. Tasto destro, la ricetta dice di posizionare questi blocchi in alto, due blocchi in verticale, abbiamo ottenuto una piccozza di legno. Guardate che succede se tolgo questo blocco, avremo una bella zappa di legno, avremo in questo modo una bella ascia di legno e così via. Prendiamo per adesso la piccozza di legno. Clic con il sinistro, la metto in quarta posizione, con la rotellina mi ci posiziono, tengo premuto il tasto sinistro e guardate come scava molto più velocemente e i blocchi di pietra, di ciottoli, possono essere ottenuti, scusate, e messi nel mio inventario corrente. Vado avanti. Fine della zona 2, prosegui con la zona 3. Congratulazioni, hai imparato i controlli base di Minecraft e puoi ora continuare ad esplorare questo mondo. Se ti trovi bloccato, ricorda che puoi sempre scavare e trovare una tua strada. Ora segui la linea gialla e ti ritrovi in un mondo da esplorare. Allora, io direi di fermarci qui. Quello che volevo dire è che questa parte qui di costruzione, ok, serve soltanto per farvi capire che con Minecraft è possibile costruire degli oggetti. Io non ricordo assolutamente tutte le combinazioni per costruire gli oggetti, non è richiesto naturalmente agli insegnanti, i vostri alunni le conoscono benissimo tutte. In generale una lezione di Minecraft non prevede la costruzione di questi oggetti, quindi il concetto è, adesso avete preso confidenza con lo strumento, con l'interazione con il tasto destro di questo oggetto, con il fatto che potete posizionare degli oggetti, con il fatto che potete distruggerli, con il fatto che potete
riposizionarli, eccetera, eccetera. E vi serve per prendere confidenza con lo strumento, punto e basta. Le lezioni in cui ci sarà la necessità di costruire da parte degli insegnanti sono pressoché nulle. Ok? Allora, io interrompo questo video per poi proseguire la prossima volta con la stazione numero 3. Condividete questo video, iscrivetevi al canale YouTube e ciao ed alla prossima.